Io sono Emanuele Amadio, assegnista FSE del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, lavoro nell'ambito della chimica organica, in particolare della green chemistry, e mi occupo della valorizzazione di biomasse. Io invece mi chiamo Leonardo Lanfredi, sono un assegnista FSE presso Ca' Foscari, Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. In particolare mi occupo di chimica fisica e dello sviluppo di nuovi filtri solari inorganici. Il progetto FSE riguarda l'estrazione green di prodotti naturali da matrici erboree e da scarti del comparto agricolo e loro valorizzazione in prodotti della cosmesi. I referenti del progetto sono il professor Maurizio Selva e il professor Pietro Riello. Nel progetto sono coinvolte tre aziende, la Mondaline Cosmetici, che è l'azienda con esperienza pluriennale nel settore della formulazione di creme solari, e Glures invece, che è un'azienda, uno spin-off universitario di questa università, che ha la tecnologia di estrazione a CO2 supercritica che abbiamo utilizzato nel progetto, e l'Eurochem Ricerche invece, che è un'azienda di analisi specializzata nell'analisi di prodotti cosmetici. L'obiettivo del progetto è di estrarre dei composti naturali da matrici erboree e da scarti di lavorazione agroalimentari per ottenere degli estratti che abbiano particolari proprietà che possono essere utilizzati in alternativa ai prodotti di sintesi che tutt'oggi vengono utilizzati nelle creme che conferiscono le proprietà che vengono utilizzati come conservanti. Io mi sono occupato in particolar modo in questo progetto della messa a punto del processo di estrazione a CO2 supercritica, un nuovo sistema green e sostenibile che non lascia residui negli estratti, cosa molto importante poi per l'utilizzo finale di questi prodotti, e della formulazione delle creme. Io invece mi sono occupato dello sviluppo di una nuova classe di filtri solari inorganici che andrebbero a sostituire l'ossido di titanio e l'ossido di zinco normalmente impiegati. Questi sviluppati sono ossidi ternari di bismuto e titanio che hanno mostrato migliori caratteristiche di riflessione e quindi schermo della luce ultravioletta, in particolare nella regione più vicina alla luce visibile, che è la regione anche imputata di maggiori danni alla pelle a causa che appunto da cui derivano melanomi e tumori. Per fare questo è stato necessario stabilire una sintesi che potesse essere anche scalabile a livello industriale, per cui sia per quantità che per facilità di impiego, allo stesso tempo con dei prodotti in polvere, le cui polveri avessero un diametro adattabile all'impiego nelle creme solari e che non andassero a interagire negativamente con gli altri elementi della crema.